Allora, nuovo anno, ricominciamo con Ridica 33, ci ritroviamo di nuovo con il dottor Andrea Militello e parliamo, urologo e andrologo, e parliamo stavolta di un argomento abbastanza ispido come la prostatite. Buonasera, dottore. Buonasera, grazie per l'invito. È un nuovo anno, speriamo più allegro e più disteso. L'argomento però che ho deciso di portare, che abbiamo deciso, è un argomento un po' importante e sotto alcuni aspetti complesso, è la prostatite, cioè l'infiammazione o infezione della ghiandola prostatica, che colpisce l'uomo non tanto nell'età avanzata, come dedicammo l'ultima puntata del 2020 sull'ipertrofia prostatica, ma molto anche il giovane, per motivi di cui possiamo parlare. Quindi non dipende dall'età, non dipende dall'essere diventati anziani, perché tante volte si pensa che prostatite è uguale uomo anziano. Esatto, infatti qualche persona che viene a visita mi dice: "Ma dottore, ma come mai già a 20 anni ho la prostatite?" Ma in effetti, siccome una delle cause della prostatite è l'infezione batterica che può provenire anche dal nostro intestino o anche chiaramente da rapporti sessuali non protetti, la prostata comunica, poggia sull'intestino e comunica con l'uretra. E allora ecco che anche il giovane sessualmente attivo può essere più facilmente soggetto all'insorgenza di infezioni delle vie seminali e della prostata, e quindi della prostatite batterica. Ecco, lei ha detto può accadere anche a un giovane, quindi subito la domanda schietta, ma si guarisce dalla prostatite? La prostatite, se interpretata e presa in tempo, si può essere dominata e si può quindi guarire, specialmente la prostatite batterica in forma acuta, con le giuste terapie decongestionanti antibiotiche, può essere totalmente appunto controllata e si può quindi guarire dalla prostatite. Un po' più insidiosa è quella forma di prostatite cronica, batterica o ancor più non batterica, dove le terapie devono essere mirate, ma prima di tutto dobbiamo avere anche la certezza di quale sia il motivo che sta determinando questa prostatite cronica. Dottor Militello, mi viene da chiederle a proposito di prostatite, a proposito di questa problematica. Abbiamo detto che si può guarire. E come ci si accorge? Quali sono i sintomi? I sintomi della prostatite, specialmente acuta, sono abbastanza evidenti, perché parliamo in questo momento del ragazzo o l'uomo, insomma, che ha una prostatite, riferisce urgenza menzionale, quindi desiderio di fare pipì più del dovuto, proprio questa, casi anche quasi di, si chiama in inglese urge incontinence, quasi un'incontinenza da urgenza, dolore sovrapubico nella zona qui sopra il pube, dolore perineale, che è la zona che si va tra i testicoli e l'ano, dove appoggia la prostata tutto sommato, e bruciori durante la menzione, ma anche durante l'eiaculazione. Questi sono i sintomi tipici di una prostatite acuta batterica. Nella prima puntata parlammo, se non sbaglio, di disfunzione erettile. Prossimamente credo che parleremo anche di eiaculazione precoce. Immagino ci sia tanta vergogna nel parlare col medico, tanta timidezza, non vergogna nel parlare col medico. Di prostatite sia timidezza, sia vergogna? Allora, sulla prostatite, diciamo un po' meno, perché avvolge in maniera minore la sfera totalmente sessuale. Ci sono le due specialità, andrologo-urologo. La prostatite sposta l'attenzione più sull'urologo, quindi il paziente è un po' più propenso a manifestare i suoi disturbi. Anche se poi, tutto sommato, entriamo un minimo sul tecnico, una prostatite può anche dare disfunzione erettile. E può anche manifestarsi, questo non l'ho detto prima ed è vero, grazie alla sua domanda, può anche manifestarsi con l'eiaculazione precoce. Quindi ecco, anche questi sintomi di cui abbiamo parlato e non ne parleremo possono accompagnare la prostatite. Però su questo argomento il ragazzo, l'uomo, è più propenso a manifestare il suo disagio anche perché necessita di una terapia immediata. In tempi non sospetti un amico mi disse, penso di avere la prostatite, andò in rete, andò su internet, dopo 2 giorni lo rincontrai e mi disse sto andando a chiedere l'estrema unzione, perché sulla rete, su internet, Wikipedia, Sì. quello che poteva aver trovato, gli si era davvero aperto un mondo sulla prostatite. C'è bisogno Esatto, dell'estrema unzione? no, non c'è assolutamente bisogno dell'estrema unzione. Purtroppo il web ci dà tante di quelle informazioni in un'ora che alla fine assorbiamo anche notizie che non riguardano la patologia di cui soffriamo, ma che magari ci collegano a patologie molto più importanti. E quindi il web, lo diciamo sempre, è utilissimo, permette di affrontare il discorso in maniera più tecnica, però proprio su questo argomento di prostatite acuta di cui abbiamo parlato oggi, quella cronica legata anche al dolore pelvico cronico, lo affronteremo in altre puntate,
richiede che sia immediatamente gestita dallo specialista, perché se lasciamo cronicizzare una prostatite, allora sì, la sua domanda si guarisce e devo rispondere no, non si guarisce più. La domanda delle 100 o delle 1000 pistole, e qui chiudiamo ovviamente parlando di prostatite, in quanto tempo si può guarire? La prostatite acuta batterica, se trattata subito, guarisce in un paio di settimane. La prostatite cronica, che richiede quindi una gestione dello stato infiammatorio della pelvi, quindi del bacino dove la prostata abita, diciamo, possono richiedere dei tempi, anche se già individuata la causa, che vanno anche dai 3 ai 6 mesi minimo. Dottor Militello, la ringrazio, ci vediamo se lei è d'accordo il 18 gennaio. D'accordissimo, anzi. E quindi io non posso far altro che salutarvi, salutando, chiudendo ovviamente il nostro Ridica 33, abbastanza ironico anche per trattare argomenti abbastanza pesanti, abbastanza ispidi, e chiudo il telegiornale dandovi appuntamento domani sera alle 20:30, come sempre.